la tradizione della Chiesa, già dall'antichità, questa terza domenica di Avvento ha una sua connotazione particolare, singolare. Viene chiamata Domenica Gaudete, Domenica del Gaudio, della Gioia. E la ragione di questo invito alla Gioia, al Gaudio, è dato dai brani biblici che la liturgia ci ha fatto ascoltare. Abbiamo ascoltato l'Apostolo Paolo che scrive ai cristiani di Filippo e dice: fratelli, siate sempre lieti nel Signore. E lo ripeto, siate lieti. La vostra amabilità sia nota a tutti. Ci viene detto il motivo di questa gioia. Il motivo è che il Signore è vicino, il Signore ci visita. Anche nella prima lettura ascoltavamo il profeta Sofonia, che in un tempo di crisi, tempo in cui la città di Gerusalemme era in macerie, egli invita alla gioia, rallegrati figlia di Sion, grida di gioia, esulta, clama figlia di Gerusalemme. Il Signore tuo Dio è in mezzo a te ed è un Salvatore potente. Anche il profeta dice che il motivo di questa gioia è che il Signore è in mezzo a noi, il Signore è presente e Lui è Salvatore potente, Lui porta salvezza. Quindi questa domenica, la prima connotazione di questa domenica è l'invito alla gioia. Certo, se ci guardiamo attorno nella vita quotidiana, nella realtà del nostro mondo, non è che abbiamo tanti motivi per gioire, ma il Signore rivendica questo impegno, questo desiderio, questo invito alla gioia a motivo di Lui, a motivo della nostra fede in Lui, perché Lui è presente, Lui è vicino, Lui ci visita e la sua visita porta salvezza, dona vita nuova, apre orizzonti nuovi. Quindi il primo invito, essere nella gioia a motivo della promessa del Signore, e siamo chiamati a coltivare questa gioia attraverso un atteggiamento di attesa, un'attesa vigile, un'attesa operosa per accogliere il Signore che ci visita, il Signore che viene. E nella pagina del Vangelo troviamo una conferma e una modalità particolare di questa operosità della nostra attesa del Signore. Intanto sottolineiamo il fatto che anche in questa domenica ci viene presentato un personaggio che è molto presente nel tempo di Avvento. Questo personaggio è il profeta Giovanni il Battista. Già domenica scorsa lo abbiamo incontrato e la parola del Vangelo ci diceva che la parola di Dio si fece evento su Giovanni il Battista. Giovanni che se ne stava nel deserto. La parola di Dio scende su Giovanni, la parola di Dio prende possesso di Giovanni e Giovanni accoglie questa presenza di Dio, della parola del Signore, e si lascia abitare, guidare, e si lascia coinvolgere nella missione che il Signore gli affida. Egli percorre il deserto e invita ad una conversione. Predicava un battesimo di conversione perché tutti potessero rinnovarsi nell'attesa del Signore che
che visita, nel Signore che viene. E c'è gente che accoglie, ascolta questo invito di Giovanni. Egli dà un battesimo di purificazione, gesto in cui si vuole esprimere il desiderio di rinnovamento, di cambiamento della propria vita, e proprio questo significa la parola conversione, cambiare mentalità, modo di pensare, cambiare logica e vivere, operare scelte in consonanza con questa mentalità nuova che ci viene dal Signore, che ci è suggerita dalla parola del Signore. E il brano del Vangelo di oggi cominciava con questa annotazione. In quel tempo le folle interrogavano Giovanni e chiedevano: che cosa dobbiamo fare? E c'è questo interrogativo che viene rivolto a Giovanni e viene rivolto innanzitutto dalle folle, quindi dalla moltitudine della gente che ascolta il suo insegnamento e si reca sulle rive del Giordano dove Giovanni battezza. E la domanda è: che cosa dobbiamo fare? I primi a chi fa la porta a questa domanda è la moltitudine, la folla. Poi ci sono anche particolari categorie di persone che pongono lo stesso interrogativo, la stessa domanda. Vennero anche dei pubblicani. Pubblicani sappiamo chi sono, era gente, gli esattori delle tasse, del tempo. Solo che c'era un aggravante, perché questi ebrei si mettevano al servizio dell'impero romano per riscuotere le tasse e arrotondavano, operavano lo strozzinaggio, insomma, avevano mano libera. Ed erano additati come peccatori pubblici questi pubblicani. E anche questi pubblicani vengono da Giovanni per farsi battezzare, per cambiare vita, per convertirsi. Anche loro chiedono: che cosa dobbiamo fare? L'altra categoria di persone sono i soldati, i militari, anche loro. E noi cosa dobbiamo fare? La risposta di Giovanni a questo interrogativo, da parte della folla, da parte dei pubblicani, da parte dei soldati, è molto semplice, che direi che quasi ci spiazza. Perché Giovanni non dice: dovete cambiare mestiere, dovete fare la rivoluzione dentro di voi, dovete cambiare tutto, non va bene nulla. No. Giovanni dice che ciò che il Signore ci chiede è avere la capacità di vivere la solidarietà, imparare a condividere. Chi ha due tuniche, ne dia uno a chi non ne ha. Se hai da mangiare, hai cibo abbondante, impara a condividerlo con chi ne ha. E ai pubblicani dice: non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Non fate gli strozzini, ma limitatevi a fare bene quello che vi è stato comandato. E i soldati? Non maltrattate, non usate violenza e accontentatevi delle vostre paghe. Vedete, Giovanni non chiede cose straordinarie, ma chiede di fare bene le cose normali. Chiede di fare con attenzione e con rispetto degli altri ciò che è il loro dovere, il loro mestiere. E questa domanda, nella pagina del Vangelo, appunto, mi suona in modo così ripetuto e insistito, credo che anche noi dobbiamo farla nostra questa sera. Anche noi siamo invitati a chiedere a Giovanni, a chiedere al Signore: cosa dobbiamo fare noi, cosa devo fare io per accogliere il Signore che viene? Perché ricordiamo, siamo in questo tempo di avvento, noi ci apprestiamo a celebrare il Natale, ma non per ricordare che Gesù nasce di nuovo. Gesù è nato nella carne una volta sola, ma noi attendiamo il Signore risorto, il
crocifisso risorto che verrà nella gloria. E il ricordo del Natale è soltanto la memoria di un evento storico, ma l'attesa che deve caratterizzare tutta la nostra vita è protesa in questa accoglienza che il Signore verrà quando lui decide di venire, ma che poi lui viene e ci visita quotidianamente, ci visita nelle forme e negli incontri forse più impensati, e ci chiede di avere occhi per scorgere la sua visita e per attivare la nostra accoglienza di lui, e ci visita tante volte non in un modo eclatante, non in un modo miracolistico, ma ci visita nel povero, ci visita una persona che ci chiede un favore, ci visita nella realtà che è più impensata della vita quotidiana. E allora la domanda: cosa dobbiamo fare anche noi per attivare questa conversione, questo cambiamento, questo rinnovamento della nostra vita? E anche noi, Giovanni non chiede cose dell'altro mondo, non chiede di cambiare mestiere, di cambiare attività, di chissà che cosa, ci chiede di fare bene le cose che facciamo. E io mi chiedo, partiamo dalle nostre relazioni familiari. Come sono le nostre relazioni familiari? Come viviamo i nostri rapporti all'interno della famiglia? Sono relazioni di attenzione, di dialogo, di comunione piena, di condivisione? O sono relazioni di mutismo, di comunicazione, di servizio? Ho già che dare vista, che dare vita, che fare, quanto vicino a scuola? C'è vera comunione, c'è vera condivisione della vita? Ecco, ciascuno può rispondere a sé e rispondere al Signore in modo come vivere, come rinnovare la qualità di questi rapporti. E poi l'esercizio della nostra professione: cosa devo fare? Come posso farla la mia professione? La mia professione, l'esercizio di potere nel piccolo o nel grande, a seconda di quella che è la nostra attività professionale, oppure con un vero atteggiamento di servizio agli altri. E poi il nostro abitare la città, il nostro vivere sociale, il nostro quartiere, come viviamo i rapporti? Sono rapporti di fraternità, di condivisione, di attenzione, di solidarietà, o di rapporti di disprezzo o di sospetto o di altro? E come ci rapportiamo nei confronti del creato, quello che Papa Francesco ci invita a chiamare la casa comune, l'ambiente? Il nostro rapporto con l'ambiente com'è? Rispetto io il creato, rispetto la natura? Come posso migliorare in questo rapporto, in questa custodia della natura? E poi ancora lasciarci interrogare da quello che ci diceva l'apostolo Paolo nella seconda lettura: fratelli, la vostra amabilità sia nota a tutti. Siamo noi persone amabili? Il nostro rapporto con gli altri è un rapporto di amabilità, di attenzione, di servizio? Ecco, a tutto questo possiamo aggiungere altre modalità del nostro vivere quotidiano. E facendo nostra questa domanda, che i personaggi che abbiamo incontrato nella pagina del Vangelo hanno rivolto a Giovanni: cosa devo fare perché la mia vita sia rinnovata, perché la mia conversione per accogliere il Signore che viene sia una conversione, un rinnovamento vero, autentico? Che il Signore ci aiuti davvero a fare questa lettura della nostra coscienza, del nostro stile di vita,
il nostro operare quotidiano e ci aiuti a dare una risposta e a migliorare la qualità dei nostri rapporti, perché possiamo davvero crescere in questa attesa vigilante e operosa.